Il 5 giugno, il giorno della festa dell'Arma dei Carabinieri, sono passati già 204 anni dalla sua fondazione e così in tutta Italia si sono svolte le consuete celebrazioni. Il giorno successivo ai festeggiamenti di quest'anno, l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini di Caltanissetta organizza un concerto con la regia di Michele Gangi. Comincia e finisce con la musica, perché io sono convinto che tra l'Arma dei Carabinieri e la musica c'è un'affinità di intenti e di scopi. La fine del nostro lavoro è dovuto, perché l'Arma dei Carabinieri è al servizio del cittadino, l'arma è anche al servizio del cittadino. E l'Arma dei Carabinieri non fa altro che dare calma, serenità, pace alle famiglie. L'arma e invece la musica non fa altro che dare al cittadino un po' di serenità e tranquillità all'animo umano. Da Puccini a Verdi, da Piovani a Morricone, si esibisce sul palco anche il tenore di origini catanesi Valentino Buzza, accompagnato al piano dal maestro Giuseppe Palmeri. Ad aprire il concerto le voci di Antonella Catanese e Pio Capraro, alla tastiera Salvatore Camilleri. Per me è la prima volta al Caltanissetta, sono felicissimo di essere nell'Associazione Nazionale Carabinieri qui di Caltanissetta. Il programma è vasto e vario, iniziamo con una prima parte operistica e una seconda parte invece un pochino più soft, con musiche napoletane, di repertorio classico appunto napoletano e non anche. Ma per me la musica è tutto, per quanto mi riguarda, è vita, così come si legge anche nei libri, negli spartiti di musica, perché ti dà delle sensazioni bellissime e soprattutto ti dà quell'energia in più che serve nella vita di tutti i giorni, quindi per me non c'è vita senza musica, ecco.